si svolge oggi a Monopoli, inizia oggi, sarà per 3 giorni presente a Monopoli, convegno nazionale, il nono convegno nazionale di neurologia del territorio, insieme al primo convegno organizzato dalla Società di Neurologia, gruppo di studio della neurologia del territorio. Questo convegno è articolato in diverse sessioni e vede la partecipazione di oltre 350 neurologi provenienti da tutte le regioni italiane. Si spazierà da temi sulle malattie neurologiche progressive, tipo la sclerosi laterale amiotrofica, detta SLA, Parkinson, demenze di Alzheimer, demenze frontotemporali. Si parlerà anche di malattie rare, si parlerà di telemedicina, teleregopedia, si parlerà anche di progetti comunitari europei, in particolare di un progetto delle regioni transadriatiche come le regioni dell'Albania, Kosovo, Macedonia, Bosnia, Erzegovina e Grecia. Si parlerà molto di patologie sui interessi in percorsi esistenziali, quindi PDTA, in collaborazione con il Medico Generale e i centri regionali e nazionali di riferimento. Siamo nella cornice di Monopoli che ha accolto il Congresso Nazionale dei Neurologi del Territorio organizzato dal dottor Vito Napolitano, un congresso che sta avendo un grandissimo successo nel quale si sono messe le basi per un lavoro di costruzione dell'integrazione ospedale-territorio che per il malato neurologico è molto importante. Credo che dalla Puglia possa nascere un suggerimento anche per la neurologia nazionale, per un lavoro di integrazione che è sempre più complesso ma è sempre più necessario. I pazienti neurologici hanno bisogno che si mettano insieme le forze e si lavori insieme. Credo che il convegno di oggi dia la prova che i neurologi hanno voglia di fare questo lavoro. Le regioni sono presenti, l'agenzia rappresentata dal dottor Sacca della Genas è qui per discutere temi importanti come le demenze, il Parkinson e tutto quello che è anche di nuovo e che possa essere utile sia ai pazienti sia ai neurologi del territorio. L'integrazione è essenziale ed è la direzione verso la quale la neurologia italiana deve andare. Allora, nel simposio La medicina legale nel territorio è stato trattato il tema della importanza, sotto vari aspetti variegati, dell'intervento dei medici legali nell'ambito dell'assistenza sociosanitaria che viene garantita ai pazienti in post-ospedalizzazione o in altre pratiche medico-legali, quali per esempio il rilascio di certificazioni neurologiche per le patenti, per il porto d'armi e così via. Si è sempre più ribadito il ruolo essenziale del medico di base, che è il vero e proprio attestatore delle condizioni di salute del paziente, nella attestazione e nella certificazione medico-legale. Quindi una presa di posizione e una presa di responsabilità da parte del medico di base che con la sua scheda sanitaria non ha altro che la storia clinica del paziente, che deve seguire il paziente stesso in tutte le richieste di interesse medico-legale. Non è possibile effettuare un'attestazione medico-legale in seguito al riferito anamnestico del paziente o in seguito ad visite di tipo parcellari o puntiformi. È la storia del paziente che deve seguire sempre il paziente nel momento del rilascio di attestazioni o di interventi medico-legali. Io mi chiamo Francesco Roselli, mi sono laureato a Bari, ma lavoro da molti anni all'estero, adesso all'Università di Ulm, e volevo ringraziare l'INAT per avermi consentito di tornare qui in Puglia a interagire con i colleghi che sono sul territorio, sull'università, nel tentativo di poter formare delle reti più integrate per la ricerca e per l'assistenza, in cui noi che siamo all'estero possiamo portare nuove informazioni e ricevere l'opinione e l'esperienza dei colleghi che invece hanno il rapporto con i pazienti diretti. Salve, io sono la dottoressa Antonella Ceccarelli, mi sono laureata a Bari e specializzata a Bari, e poi mi sono spostata prima a Milano e poi negli Stati Uniti, e ho lavorato 5 anni nell'Università di Harvard e al Brigham and Women's Hospital, e ringrazio l'INAT Puglia per avermi dato la possibilità di portare molti dei lavori, illustrare molti dei lavori che ho fatto in questi 5 anni, oggi qui in Puglia, ed è anche la prima volta che mi capita di essere speaker in un congresso pugliese, quindi ringrazio moltissimo questa associazione. Grazie.
Si conclude oggi a Monopoli il nono convegno nazionale di neurologia del territorio, molto entusiasmo, molta partecipazione, come dicevo, oltre 350 colleghi neurologi. E il messaggio, il take-off da portare a casa è questo: l'interesse delle cure domiciliari di complessità, il rispetto della fragilità, il rispetto della centralità del paziente, la collaborazione con le associazioni importanti nella governance territoriale, con le altre discipline mediche e con tutte le professioni sanitarie. Il messaggio principale sarà quello di creare un percorso di assistenza privilegiato, dando dignità al proprio domicilio e alle cure domiciliari.